Pennarelli ne abbiamo? Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video di quelli altamente esplicativi, un video di quelli che dal titolo sembrano far scoprire l'uovo di Colombo, ma che in realtà vi apriranno le porte alla conoscenza di un materiale davvero davvero interessante. Parliamo infatti dei pennarelli. Sì, quei sottovalutatissimi colori che esistono in tutti gli astucci sin dalla scuola elementare e che nessuno sa usare nella maniera giusta. E soprattutto, quale pennarello scegliere per le diverse esigenze? Sì, perché i pennarelli non sono tutti uguali. E allora spostiamoci di là e andiamone a vedere le diverse qualità. Ed eccoci pronti per iniziare la nostra lunga carrellata nel mondo dei pennarelli. Vedrete quanti ce ne sono, quanto diversi siano. Cominciamo con i pennarelli che si trovano in tutti gli astucci di tutti i bambini e vediamo appunto il pennarello. Questo è un Turbo Color di Giotto. Come funziona? Facciamo un piccolo sample e con due passaggi scriviamo pennarello comune. Dopo il pennarello comune, che è un pennarello che si presenta con il suo involucro in plastica, tappino che va inserito entro le 5-6 ore dall'utilizzo, perché sennò il pennarello essicca, passiamo ad un pennarello leggermente più sofisticato, che è questo, che per esempio è questo della Stabilo. Prendo più o meno lo stesso colore, sì. Questo è un pennarello Power, vi dicevo, la sua particolare punta, che paragoniamo alla punta dei pennarelli comuni, essere molto molto differente. Questo è un pennarello che si solubilizza in acqua, nel senso viene via semplicemente con l'acqua. Ha una scrittura molto meno aggressiva sul foglio, quindi spelucca meno il foglio. E vedete che la campitura è leggermente più omogenea. Lo chiameremo pennarello acqua. Questo pennarello, oltre ad avere questo particolare della Stabilo, ha questa punta molto flessibile e cicciotta, che può essere utilizzata sia in maniera sottile ma anche in maniera molto larga, mentre il pennarello comune, scusate se faccio un balzo indietro, viene usato solamente in questo modo, non varia a seconda di quanto lo incliniate. E questo può stare fino, abbiamo detto, a, io non l'ho mai provato, ma fino a 8 settimane senza cappuccio, senza seccare. Poi ci sono i pennarelli per i bambini, quelli là in pratica un po' più grossi, ce ne sono di vari modelli. Il più comune è il super pennarellone, che è un jumbo con la punta enorme. Questo performa un po' meno bene di questo, come vedete, sfrangia di più il foglio, tant'è che me ne è rimasto un pochino qui, è pensato maggiormente per i bimbi. Anche questo super lavabile, come scritto sulla confezione, e noi lo chiamiamo Jumbo perché ha questa punta super super grossa. Adesso hanno fatto anche i pennarelli che resistono maggiormente alle manine sante dei nostri figli. Sono questi tre pennarelli che hanno una punta che alla pressione rientra. Il pennarello è sempre lavabile, però vedete, a pressione torna indietro, ma non fuoriesce un'enorme quantità di colore. La punta è abbastanza, il tratto è abbastanza vivido. E quindi sopperisce a quelli che sono i bimbi che tendono a schiacciare molto, evitando che la punta si rovini. E quindi lo scriviamo con punta retrattile. Il segno è un bel segno netto e non ha differenziazione di inclinazione. In questo caso ha anche l'impugnatura triangolare ergonomica.
Arriviamo ai pennarelli per i grandi. Anche questo è a base di inchiostro all'acqua. Oramai quasi tutti i pennarelli sono a base di inchiostro all'acqua, anche per ovviare a quella bruttissima cosa che era la puzza dell'alcol quando lo si passava. Questo ha una punta che sta in mezzo a queste due. Vedete, è una vivacità di colore molto molto accentuata. Pur avendo un tratto molto molto sottile, si riescono a fare delle belle campiture omogenee, non strapazza il foglio, sovrapponibile per 4-5 volte, perché il pennarello più di qualità è, più è possibile sovrapporlo, perché vuol dire che ha meno medium e più pigmento, e lo chiameremo pennarello per adulti, pennarello in questo caso stabile, ma è un pennarello standard per adulti ma anche per ragazzi di scuola media. Il tratto è molto sottile, perché con questo, e questo è adattissimo per i manga, e possono essere fatte anche le diverse bordure della Pen 68. Proprio perché sono pennarelli rivolti a un pubblico più adolescente ed adulto, ci sono anche le gamme di colori selezionati, quindi vengono venduti così. Non so se vengono venduti singolarmente, ma vengono venduti sicuramente in gamma colore. In questo caso abbiamo i pastello, ma ci possono essere anche i colori più forti, la gamma dei grigi. Sono venduti in tanti tipi, in tante tipologie di packaging. Sempre della famiglia dei pennarelli fanno parte anche gli evidenziatori. Noi vecchio stile siamo abituati più che altro a vederli in questa forma, no? Il vecchio caro evidenziatore con punta obliqua. Questo è nella colorazione verde pastello. Lo ripasso due volte e scrivo. Anche di questo ci sono varie forme, perché c'è il classico neon. Oltre alla forma standard, la forma a penna, c'è anche la forma a tubetto, così. Ma guardate che la punta rimane sempre la stessa, è la capacità di colore a seconda della gradazione. Questo non è neon, ma gli altri due sono neon, rimane la medesima. Passiamo adesso, facciamo l'upgrade, no? Passiamo a pennarelli via via sempre più importanti. Ci sono anche dei pennarelli molto particolari. Entriamo nel professionale, la famiglia dei Copic con doppia punta. Questi sono pennarelli che da una parte hanno una punta a pennello, e i pennarelli con punta a pennello sono veramente tantissimi. Questi hanno una base alcolica e dall'altra parte hanno una forma tipo quella evidenziatore, che viene detta appunto marker. Io ho preso giusto giusto quello scarico, perché io sono una tempista eccezionale. Cerchiamone un altro, dai, facciamo una miscellanea di colori. Prendo l'arancio, ecco, questo è carico. Vedete come colora bene sia la punta, e così vi faccio vedere anche la sovrapposizione dei toni, che funziona benissimo con questi pennarelli. Come vedete non rovinano affatto il supporto, e come vedete hanno una campitura omogeneissima sul foglio. Questi sono i fantastici Copic. I Copic sono dei pennarelli a base alcolica molto molto performanti. Ci sono anche pennarelli a base acrilica, voi direte no, e io vi dico sì, come ad esempio i fantastici Uniposca. Questi all'interno hanno un acrilico diluito, hanno una campitura di colore bella netta e omogenea, hanno la punta retrattile, se schiacciate viene fuori una pozzanghera di colore che poi col feltrino potete andare a spandere su tutta la superficie pittorica. Io addirittura molto spesso faccio spandere il colore e poi mi servo del pennello per omogeneizzarlo bene. Gli Uniposca non esistono solo di questa marca, ma io vi parlo dei capostipite, che sono stati loro. Ci sono anche di altre marche succedanee, diciamo così. Poi ci sono anche simil all'Uniposca come struttura del colore, quindi con la punta retrattile e la pozzangherina, però sono dei marker permanenti a base di acetone. Una puzza incredibile
ma una bella coloritura brillante. Individuate perché hanno quel colore, quell'odore molto chiuso e non sono per niente adatti ai bambini perché li intossicherebbero. Tra i pennarelli ad alcol, sempre di Stabilo questi sono, ma sono miei, li ho da una vita. Questi pennarelli li ho da più di 10 anni, ragazzi, infatti non so se questo nella fattispecie funziona. Sono dei permanenti con punta, diciamo, di 3 grandezze. C'era la small, la medium e la large. Io ho la medium e questi invece sono a base alcolica. Questi sono pazzeschi, sono quelli con cui si può scrivere sulla plastica, sui CD, e hanno un odore di alcol molto molto spiccato, proprio si sente l'odore dello spirito. Allora, unico difetto di questi pennarelli, ve lo faccio vedere subito, spero che su questa carta non l'abbia fatto, beh quasi, ma su un foglio normale il colore trapassa sicuro. Sono molto aggressivi, siccome la base è alcolica si insinua nelle fibre della carta e molto spesso colora 2-3 fogli di carta normale, quindi state attenti quando li usate. E non sono adatti per i bambini, quindi come vedete non tutto è per tutti. Idem il marker permanente, questo con la puntona, anche questo non è adatto secondo me per i bimbi, ha una finitura esattamente, anche se cambia la forma, uguale a questo qua, quindi molto associabili. Ora lui è scarico, ma una volta funzionava esattamente come questo. Vi faccio vedere comunque la grandezza. Permanent marker, e questo è il puntone tipo evidenziatore. Adesso andiamo a una gamma di pennarelli super belli, che sono i color brush della Pentel, o comunque tutti quei pennarelli che hanno una punta, non una punta flessibile come questa dei Copic che simula il pennello ma che in realtà è in feltro. Gli Aqua Brush della Pentel invece hanno in punta un vero pennello e sono meravigliosi, un inchiostro stupendo. Anche questo a base d'acqua, infatti sono diluibili, e vedete una campitura meravigliosa, molto trasparente e acquerellata. Color brush, e questi sono i miei della Pentel, fantastici, tra i miei preferiti. Poi ci sono anche altri pennarelli, ci sono i pennarelli per scrittura, che sono quelli con 2 punte. Questi non vi faccio la campitura perché sono pennarelli per scrittura, sono delle punte, una sottile e una a pennello che Enzo mi ha distrutto, e sono appunto, servono per la scrittura, per l'hand lettering, e sono bellissimi, ma sarebbe un peccato fare la campitura perché si rovinerebbero. Me li dico per completezza, come vi dico che ci sono anche delle penne tipo le Staedtler Permanent, sono quelle con cui si scrive sui CD per intenderci, che anche Enzo mi ha distrutto, hanno comunque una punta talmente grande che è assimilabile a un pennarello e non più ad una penna, capite bene, no? È una penna molto grossa. Poi i pennarelli, altri pennarelli che volevo segnalarvi sono questi, che sono i pennarelli per i tessuti, che io non userò sul tessuto, userò qui, ma sono molto carini. Questi sono della Giotto, vedete, ha un colore molto delicato, sulla stoffa rendono sicuramente meglio, e sono appunto i pennarelli stoffa della Giotto. Vi faccio vedere quelli di facile reperibilità, veramente, che possono comprare tutte le nonne ai nipotini per giocare insieme. Sono i pennarelli per stoffa dell'IKEA, i Lobstar, li apro insieme a voi, se volete vi faccio una recensione di questi su Stoffa, lasciatemelo scritto tra i commenti, così come se volete posso farvi una recensione delle penne, i vari tipi di penna, come stiamo vedendo i vari tipi di pennarello. Questo invece ha un colore molto più deciso, anche lui è un pennarello stoffa. Ultimo pennarello che voglio farvi vedere è un pennarello della Cento Sphere, io non so che marca sia, ma sono dei pennarelli troppo 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 carini. Sono dei pennarelli tipo Copic a pennello di feltro, però questi, il color brush non era asciugato, però questi, a differenza di quelli,
colorano su tutte le superfici, superfici plastiche, se dovete fare i lavoretti, sapete, sulla plastica, quella che si restringe sul calore, e volete fare il disegno, dovete farli esattamente con questi, che hanno una bellissima coloritura. Sono sicuramente ad alcol, ma sono permanenti, non si può scrivere, espandono per tutto: ceramica, vetro, plastica, tazze, quello che volete. Sono dei pennarelli che non hanno bisogno poi di andare in cottura, sono permanenti, come vedete anche dall'immagine, anche per le ceramichine, per i lavoretti dei vostri bambini. Sono meravigliosi, meravigliosi. Io li trovo fantastici quando uso la tecnica che vedete in questo video che vi lascio qui, perché mi permettono di colorare i soggettini in plastica e poi, restringendo, sono già belli e colorati. Bene, questa è la nostra carrellata nel variopinto mondo dei pennarelli. Adesso andate a scegliere quello che fa più al caso vostro, con cognizione di causa. Ricordate che non tutti i pennarelli sono per tutti, che ci sono pennarelli destinati ai bambini e pennarelli destinati agli adulti. Vi lascio tutti i link dei pennarelli che ho utilizzato e di altri magari che posso reputare interessante, che trovo via via su internet nella mia ricerca, giù nell'info box. Grazie per avermi seguito anche oggi e ci vediamo la prossima volta. Ciao! Bene, spero che questo excursus nel variopinto mondo dei pennarelli vi sia piaciuto, spero di avervi dato nozioni in più sui pennarelli, spero che dopo questo video vi siate resi conto che i pennarelli non sono un banale oggetto da disegno, ma sono uno strumento d'arte potenzialmente illimitato e di variegata natura. Scegliete il pennarello che fa per voi e ditemi se ci sono altri pennarelli che di cui non ho parlato e di cui vorreste avere una sommaria recensione, lasciatemelo scritto qua sotto. Spero che questo video vi abbia aiutato e vi sia stato utile. Se è così, regalatemi, anzi spennarellatemi, un pollice in su, venitemi a trovare su Instagram, cercate Arte per te, pennello bianco su fondo rosso, e venitemi a cercare anche sui miei altri due canali, Ombretta e Due Cuori Una K. Vi aspetto a braccia aperte. Bene, non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Ci vediamo sempre qui, ci conto. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!